genialità è nata insieme a me. Salve a tutti gli amici della rubrica Occhio all'Artista, mi trovo in questo bellissimo scenario che è Villa Bruno per il salotto culturale Tina Piccolo, grande poetessa, con l'autore di Passioni senza fine, Giuseppe Cossentino, appena premiato. Grazie a tutti, grazie a Tina Piccolo, a Giuseppe Nappa per avermi invitato qui. Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio dopo ben 3 anni comunque di Passioni senza fine. Ormai sfociamo al 3º anno, stiamo registrando, i fan sono tanti, ormai il prodotto è conosciuto anche a livello nazionale e internazionale, abbiamo fan da tutto il mondo andando sul web, quindi io ringrazio tutti, ringrazio per i diplomi appena ricevuti. E presentami l'aria del giudice. E vi presento anche la grafica di Passioni senza fine, del logo di Passioni senza fine. Buonasera. Sì, buonasera, io sono la grafica di Passioni e sono molto contenta di aver ricevuto questo premio, in quanto per me è un segno di riconoscimento del mio lavoro che non sempre viene valorizzato, ecco, come merita. E allora, se insieme chiudiamo dicendo occhio all'artista? Occhio all'artista! Molte volte la disequazione porta alla violenza, perché immaginate quando un uomo torna a casa, o una donna, e non ci sono soldi, è vero, dice il denaro, ma che cosa serve il denaro? A noi non ce ne importa proprio. È vero, quando diventa un valore è il denaro, però diciamoci la verità, è necessario per vivere. Siamo qui alla Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, nel meraviglioso salotto culturale Tina Piccolo, con le telecamere di Occhio all'Artista. Ecco la nostra poetessa amata da tutti, Tina Piccolo, buonasera. Ciao carissimo, ciao a tutti quelli di Occhio all'Artista. Sono felice di essere intervistata e non è la prima volta dal grande Giuseppe Nappa. Avete ricevuto anche il diploma per i vostri meriti artistici e culturali che avete emanato in questa trasmissione. Sì, e lo terrò veramente gelosamente. Questa è stata una serata veramente particolare. Oltre 3 ore di spettacolo, di relazioni per quanto riguarda la disoccupazione e la violenza, tante canzoni, tante poesie. L'arte a 360 gradi, uno spettacolo incredibile. Lo spettacolo nello spettacolo, tutto capitanato dalla grande Tina Piccolo. È presentato eccezionalmente dal nostro grande Giuseppe Nappa. Grazie, grazie veramente col cuore. E salutate i miei telespettatori dicendo occhio all'artista. Ma certo, allora mi raccomando, occhio all'artista. A una scalata di suicidi e di omicidi terribili, ma veramente terribili. Io ricordo mia nonna, che è una delle persone che ho amato di più, mi diceva: Tina, lei, Tina in piccolo, sono tempo brutto, che le facciamo da mamma, sono tempo brutto. Se avesse vissuto adesso mia nonna, si sarebbe proprio scandalizzata. Avrebbe detto che quelli erano belli, belli, altro che. Perché come si può fare? Si ammazza la donna che ti ha partorito. La donna è anche madre. La donna vi ha messo al mondo gli uomini. Si ammazza la donna per una sciocchetta. Maria Rosaria Virgili, la Ginevra De Santis di Passioni senza fine, poi l'abbiamo vista su Amori criminali, quindi un artista veramente a tutto tondo, ed è qui con noi ancora una volta con le telecamere di Occhio all'Artista a Villa Bruno per il salotto culturale Tina Piccolo, appena premiata. Grazie a voi per avermi invitato e grazie a te che dopo 3 anni ci ritroviamo di nuovo qui, sempre a raccontare delle bellissime cose. Io sto seguendo sempre questo progetto della Radio Soap Passioni senza fine, sempre Ginevra De Santis, ormai mi conoscete, non so più cosa dire, quanti fan abbiamo su, per questa Radio Soap. E progetti futuri sicuramente mi vorrei chiedere, sì, ho un cortometraggio che è stato scelto a Los Angeles, il consenso con la regia di Scaglione, altri 2 cortometraggi che parteciperanno al
Cinema Teatro Festival, è un progetto teatrale con la regia di Paolo Coletta, prossimamente in teatro per la stagione 2012-2013. E allora ci saluta il pubblico di TLC e Occhio all'Artista dicendo Occhio all'Artista? Occhio all'Artista, ciao. Procuratevi voi, sei replica in città, è un successo farò. Io sono un istrione, e l'arte, l'arte sola, è la vita per me. Se mi date un teatro, è un ruolo da te.